Bentornati e bentrovati sul mio canale. Oggi, dopo molto tempo, ho deciso di accogliere la richiesta, diciamo, di alcune persone che mi hanno detto perché non fai di nuovo un video con le carte degli angeli. Quindi ho deciso di accontentare queste persone e di ascoltare, diciamo, per voi che tipo di messaggio hanno per voi appunto oggi le carte degli angeli. Quindi, come sempre in questo tipo di video, estrarremo tre carte, ne sceglierete una e ascolteremo insieme che tipo di messaggio hanno gli angeli per voi, quindi senza fare nessun tipo di domanda. Prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ringrazio chi si è iscritto da poco. E appunto per chi mi segue da poco ricordo che potete mettere il mi piace sulla mia pagina Facebook che si chiama Le Carte di Cleudice e potete seguirmi anche su Instagram con lo stesso nome. Trovate inoltre sotto nell'info box tutti i miei contatti, quindi il contatto WhatsApp, il contatto email, se volete contattarmi privatamente per chiedermi un consulto personalizzato. Oppure se volete anche suggerirmi dei nuovi contenuti da diciamo, realizzare nei miei video. Quindi se avete in mente diciamo, una domanda che possa ovviamente andare bene un po' per tutti e che diciamo, possa in qualche modo interessare, quindi magari ecco, se volete potete fare questa cosa, suggerirmelo. Benissimo, io adesso direi di andare a cominciare. Abbiamo appunto qui le carte degli angeli e andiamo a fare la nostra lettura. Concentratevi fin d'ora, potete già scegliere se volete un colore. Andiamo a chiedere agli angeli che tipo di messaggio oggi hanno per voi? Uno, due e tre. Mettiamo qua l'oro, l'argento e il viola. Concentratevi scegliete la vostra carta, se avete necessità mettete in pausa il video, poi andremo a scoprire le carte e a leggere cosa hanno da dirvi oggi gli angeli. Benissimo, io direi che possiamo cominciare, iniziamo dal viola. Allora, questo è il messaggio degli angeli, sognare a occhi aperti. Sentirai e riceverai più facilmente i nostri messaggi se sogni regolarmente ad occhi aperti. Rilassati e apri la mente affinché sia ricettiva, senza controllare i pensieri. Osserva sensazioni, visioni o idee, come se stessi guardando un film. Questa è la sede della creatività. Allora, diciamo che questa carta in qualche modo cioè vi dice che dovreste aprirvi a nuove idee, dovreste concedervi probabilmente un po' di tempo per voi, per rilassarvi, per dare spazio alla vostra fantasia e alla vostra diciamo, creatività, ok? Dovreste cercare proprio di seguire il flusso dei vostri pensieri. E per cercare, diciamo, di capire cosa il vostro animo, il vostro intimo vi diciamo, suggerisce. Diciamo che questa carta vi dice anche di aprirvi a nuove possibilità, quindi vi dice di non stare chiusi in voi stessi, di non stare fermi, radicati nelle vostre posizioni, ma di spaziare con la fantasia e io direi anche un po' di osare, quindi di non avere paura anche di rincorrere i propri sogni, quindi non lasciate, diciamo, castrarvi da chi magari vi scoraggia, da chi magari vi dice che non riuscirete a fare una determinata cosa, quello che magari vi sembra irrealizzabile o impossibile, magari in realtà non lo è.
Quindi abbiate il coraggio di sognare e di osare, di prendervi ciò che volete, di provare a prendervelo anche se vi sembra impossibile o di difficile realizzazione. Ok? Questo è il messaggio della carta per voi. Andiamo adesso a vedere cosa c'è sotto il barattolino argento. Allora, cosa vi dice la carta? Vi dice dare e ricevere. Tutto l'universo opera in base a un ciclo simile all'ispirazione e all'espirazione. Quando ti limiti a espirare, ovvero a dare, o ad inspirare, ovvero a ricevere, perdi il ritmo con l'universo. Per godere di buona salute, avere energia e vigore, bilancia ogni ispirazione nella tua vita con un'espirazione. Cosa vi dice in questo caso la carta? Vi dice che sicuramente avete bisogno di un maggiore equilibrio, ok? Che forse in questo momento, diciamo, avete dato più di quanto abbiate ricevuto, oppure avete, come dire, potete avere magari la sensazione che qualcuno si sia approfittato della vostra disponibilità, della vostra gentilezza, del vostro appunto dare, oppure viceversa, potreste sentirvi in colpa perché magari avete avuto, ricevuto più di quanto non abbiate dato. Quindi, diciamo che dovreste cercare di fare il punto della situazione ed equilibrare, diciamo, questa cosa, capire ovviamente quale dei due casi fa, cioè, è il vostro, diciamo, e quindi assicurarvi che il dare e il ricevere si equivalgano. Se state vivendo una situazione dove date più di quanto ricevete, ecco, magari è il momento appunto di fermarsi e di rifletterci su. Quindi, nel caso in cui sia così, pretendete che quello che vi spetta vi sia effettivamente dato, perché effettivamente il vostro malessere, diciamo, un sentirsi comunque non a posto potrebbe effettivamente derivare da questo. Quindi questo è il messaggio che vi stanno dando oggi gli angeli. Andiamo infine a leggere sotto la bottiglietta oro che cosa ci dicono gli angeli. Allora, assertività. La situazione può essere risolta delicatamente e con amore, come hai chiesto, però è necessario che ti mostri forte e fiducioso con tutte le persone coinvolte. Saremo accanto a te mentre dici la verità, infondendoti forza e guidando le tue parole. Allora, questa carta, diciamo, potrebbe essere la risposta in merito, diciamo, ad una situazione in cui voi vi sentite un po' vittime e cui magari state chiedendo un consiglio. Quindi diciamo che gli angeli vi stanno dicendo che questa situazione può essere risolta comunicando agli altri le vostre aspettative, quello che volete, quello che vi aspettate da loro. Quindi dovreste cercare di affrontare le situazioni in maniera più diretta, parlando, non avere, diciamo, un atteggiamento passivo, ma chiedendo, pretendendo le cose anche un po', non vi dico con aggressività naturalmente, ma con fermezza, con decisione. Cioè dovreste cercare di essere più sinceri sia con se stessi che con voi stessi che con gli altri, magari per paura di offendere l'altra persona, per paura di chiedere troppo, forse vi tenete dentro alcuni desideri, diciamo, ok? Invece forse è bene che l'altra persona lo sappia, l'altra persona, oppure se magari state vivendo una situazione sul lavoro che non vi fa stare bene perché vorreste un cambiamento, provate a chiederlo. Se state vivendo un rapporto dove, diciamo, pensate che l'altra persona non si stia comportando bene con voi, provate a parlargliene. Quindi è una carta comunque questa, attraverso cui gli angeli vi invitano a comunicare agli altri ciò di cui avete bisogno, ok? Perché in questo modo sicuramente potete riuscire a raggiungere il vostro risultato. Benissimo, io ho terminato anche questa lettura. Spero che chi apprezza queste carte, perché so che non tutti le apprezzano, sia contento. Fatemelo sapere nei commenti, mandatemi i vostri messaggi, aspetto ovviamente le vostre considerazioni, mettete like se il video vi è piaciuto e ci vediamo al prossimo video su YouTube. Un bacione!